Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo bellissimo video oggi, primo video ovviamente sul calcio. aiuto. Oggi parliamo di Milan Torino. Quindi, niente, cominciamo subito. Allora, la partita inizia con Milan che spinge forte, crea, ma non segna. Poi arriva l'azione in cui su un'apertura ottima di Pulisic su Loftus-Cheek, che poi rende un po' di campo, che Kroos in mezzo, Giroud non la prende e viene anche buttato giù e sbuca da sinistra per la seconda volta. Ricordo, di Christian Pulisic. Allora, Pulisic davvero, davvero. Davvero ottimo. Provo pure a dare tipo di voti in questa partita. Secondo me il voto di Pulisic complessivo è un bell'otto. Si è visto molto. Fa molte giocate. Segna, assist, sa passare il pallone come credo in squadra sappia fare solamente Reinders e Leao. Di cui parleremo dopo entrambi. Un gol da vero bomber, da vero un numero 9, anche se non è un numero 9, però poi la sua esultanza bellissima così e nulla. Un gran giocatore che secondo me può fare molto 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 bene in questa Serie A. Poi si continua la partita con dopo poco. Noi molto disconcertati in difesa in quella situazione lì, che è stata l'unica in cui eravamo disconcertati in difesa. Una botta di culetto su un tiro brutto, una rovesciata di Skurs che deve il pallone e Maignan non la riesce a prendere perché è stato accolto di sorpresa. Però comunque sulla difesa niente da dire, molto. Mi è piaciuto molto Tomori come si andava a gestire il pallone, come andava a proteggerlo. Ogni volta che stava per uscire il giocatore del Torino stava vicino, arrivava col fisico, ti arrivava davanti per proteggerlo e controllava il pallone come non sapeva fare, secondo me, altre volte. Vabbè, non riesco a girarlo. Anche se l'abbiamo visto molto in progressione di attacco contro la palla, fa dribbling. Tomori e Ciao spesso e volentieri hanno superato la metà campo col pallone. Una cosa che mai vista sul gioco di Pioli, i difensori centrali così tanto avanzati. Perché poi in quelle situazioni poi stavi in lui in difesa perché Teo fa la seconda ala quasi. E appunto sul gioco io ho visto un gran gioco, un gioco diverso dal gioco dell'anno scorso perché non sono più Leo dipendenti. Beh, poi proseguendo con sempre il primo tempo, poi arriva il primo rigore. Allora, ora c'è un discorso da fare sul primo rigore. Allora, l'hanno dato proprio perché questo qua non è una posizione, diciamo, come si dice, naturale. Innaturale, che comunque ok che va a appoggiarsi a Giroud che però Giroud devia comunque il pallone, quindi è come se l'avesse presa di testa e cioè comunque Giroud devia il pallone e il giocatore del Torino la prende, si è proprio visto che ha fatto così il pallone perché lo devia. Vi faccio esempio. Qui no, questa è la schiena di Giroud, devia il pallone, Giroud devia un po' il pallone e la prende così. E quindi secondo me è un rigore che poteva dare. Andando avanti, nel primo tempo, allora, Leo è stato molto scarico, ha fatto molte. Molte, cioè, basta, cioè, è
È stato progressivo in fase di accelerate, però ha sbagliato sempre l'ultimo passaggio perché faceva dei cross orribili, tranne l'azione di Teo. Lui era nel gol di Teo, lui supera l'avversario, la passa a Teo e la ripassa a Leao, che prova a farsi vedere Teo, la passa a ripassa a Leao e un erroraccio di Scorz perché qui ci saranno i due difensori, uno, cioè, è una grande giocata di Teo, perché, allora, questo difensore che copre Leo è Scurz. Teo fa indietreggiare Scurz e se ne va così. Teo almeno ha un grandissimo buco per farsi ricevere la palla e per poi andare a tirare un pallonetto clamoroso, che puttò. E poi, allora, devo parlare di Reinders. Reinders. Peccato che è già sposato, perché lo amo, un grandissimo giocatore, non sbaglia mai, sa sempre cosa fare, ha una visione di gioco incredibile, nessuno, cioè, c'è ogni cosa che fa e penso a... Ah, perché su un passaggio che ha sbagliato perché Milinkovic era uscito, Teo, credo, sì, stava sulla linea dei difensori. Lui l'ha data tipo mezz'ora in anticipo e ci è arrivato Teo. Peccato che poi è uscito Milinkovic-Savic. Però quello là è un passaggio che ti fa vedere la sua visione di gioco. Sa passare la palla come, secondo me, ha una tecnica molto simile a quella di Lea, di Coso, di Tonali, e un centrocampo con Ben Nasser, Loftus-Cheek, che è stato molto sostanzioso, recupera palloni, si fa vedere un po' di meno dentro il gioco, però ci mette sempre il fisico, poi rende i palloni comunque, e con Ben Nasser, perché secondo me Ben Nasser è un po' un misto tra Loftus-Cheek e Reinders, perché fa il lavoro che fa Loftus-Cheek da mediano, perché gioca quasi da mediano, che va a recuperare sempre i palloni, e Reinders che costruisce l'azione. Secondo me è un buon 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 centrocampo. E allora, sull'altro rigore, palla di Leao che va a finire in fondo, cross in mezzo, Scurz gli dà un pestone, che lì tipo deve rompere la caviglia, secondo me comunque non involontario, però un po' in ritardo, no, non ha fatto apposta, però secondo me l'hanno dato perché era in ritardo, hanno spiegato a Dazon che non significa nulla, che aveva già passato il pallone, infatti, perché se tu passi il pallone e ti dà un cazzotto in faccia, che allora secondo me non da giallo, perché comunque non era una cosa volontaria, non era cattivo, però non... Avete capito il senso. E segno Giroud e 4-1 si chiude la partita. Secondo me, allora, un grandissimo Milan. Se continuiamo così, davvero possiamo ambire a qualcosa. Un grandissimo Milan che, secondo me, può ancora... può lottare. Un Pulisic, cioè, che per la seconda volta è stato MVP della partita, meritatissimi, perché ha fatto due gol in due partite, no, cioè un esordio più bello di così. Cos'altro dire? Ah, vabbè, spettacolo, davvero spettacolo, spettacolo. E show è difficile che dei giocatori così, che proprio non hanno mai giocato insieme, a parte Giroud Loftus e Pulisic, si trovino così tanto bene insieme, perché sembravano che giocavano insieme da anni. Sembravano che si conoscevano a memoria. Anche nell'azione che Reinders la passa a Teo, lì devi conoscere che lui fa quelle
avanzata per andare sempre a prendere il pallone. È un gran, gran, gran Milan. Vabbè, allora, appuntamenti, il 31 maggio ci sarà la mia reaction a Giro di Champions, ho paura, perché saremo in quarta fascia. Poi, subito dopo, lunedì, cioè venerdì, provo mattina, tra lunedì mattina e lunedì dopo pranzo ci sarà, appunto l'1 settembre la mia prediction della classifica. Poi il 2 settembre ci sarà il post partita di Roma Milan. E in questi giorni, direte voi che è il buon settembre, è il 27. Allora, domani, boh, non è sinceramente, vabbè. Noi ci vediamo domani con questo video. Sempre Forza Milan. Grazie a tutti per la visione. Bella regà.